Concludiamo questo ciclo di catechesi soffermandoci su una virtù che non fa parte del settenario di quelle virtù cardinali o quelle virtù teologali, ma che è alla base della vita cristiana. E questa virtù è l'umiltà. Essa è la grande antagonista del più mortale tra i vizi, vale a dire la superbia. Mentre l'orgoglio e la superbia gonfiano il cuore umano facendosi apparire più di quello che siamo, l'umiltà riporta tutto nella giusta dimensione. Siamo creature meravigliose, ma limitate, con pregi e difetti. La Bibbia dall'inizio ci ricorda che siamo polvere e in polvere ritorneremo. Umile, infatti, deriva da humus, cioè terra. Eppure nel cuore umano sorgono spesso deliri di onnipotenza, tante pericolosi. E questo ci fa tanto male. Per liberarci della superbia basterebbe molto poco. Basterebbe contemplare un cielo stellato per ritrovare la giusta misura. Come dice il Salmo, quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa mai è l'uomo perché di lui ti ricordi? O cosa è il figlio dell'uomo perché te ne curi? La scienza moderna ci permette di estendere l'orizzonte molto, molto di più, di sentire ancora maggiormente il mistero che ci circonda e che ci abita. Beate le persone che custodiscono in cuore questa percezione della propria piccolezza. E queste persone sono preservate da un vizio brutto, l'arroganza. L'arroganza. Nelle sue beatitudini, Gesù parte proprio da loro. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È la prima delle beatitudini, perché sta alla base di quelle che seguono. Infatti, la mitezza, la misericordia, la purezza di cuore nascano da quel senso interiore di piccolezza. L'umiltà è la porta d'ingresso a tutte le virtù. Nelle prime pagine del Vangelo, l'umiltà e la povertà di spirito paiono sempre la fonte di tutto. L'annuncio dell'angelo non avviene alle porte di Gerusalemme, ma in uno sperduto paesino di Galilea, talmente insignificante che la gente diceva: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ma è proprio da lì il mondo rinasce. L'eroina prescelta non è una reginetta cresciuta nella bambagia, ma una ragazza sconosciuta, Maria. La prima ad essere stupita è lei stessa, quando l'angelo le porta l'annuncio di Dio e nel suo cantico di lode risalta proprio questo stupore. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Dio, per dire così, è attratto dalla piccolezza di Maria e che è soprattutto una piccolezza interiore. E anche è attratto della nostra piccolezza quando noi accettiamo questa piccolezza. Da qui in avanti Maria si guarderà bene di calcare il palcoscenico. E la prima decisione dopo l'annuncio evangelico
e andare a aiutare, andare a servire la cugina. Le persone umili dal proprio nascondimento non vogliono uscire mai. Gesù risponde sempre che sono beati gli umili. Nemmeno la verità più sacra della sua vita diventa per vantarsi. Possiamo immaginare che anche Maria abbia conosciuto momenti difficili, giorni in cui la sua fede avanzava nell'oscurità. Ma questo non ha fatto vacillare la sua umiltà, che è stata come una virtù granitica. E questo voglio sottolinearlo. La umiltà è una virtù granitica. La piccolezza che ci dà l'umiltà, e anche pensiamo a Maria, è la sua forza invincibile. E lei, che rimane al piede della croce, mentre l'illusione Dio mi sia trionfante, va in frantumi. Fratelli e sorelle, la umiltà è tutto. È ciò che ci salva dal maligno e dal pericolo di diventare suoi complici. E la umiltà è la fonte della pace nel mondo e nella Chiesa. Dove non c'è umiltà, c'è guerra, c'è discordia, c'è divisione. Dio ce ne ha dato l'esempio in Gesù e in Maria, perché la nostra salvezza è la nostra felicità, e l'umiltà è proprio la via, il cammino alla salvezza. Grazie. Thank you.